Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, presso gli uffici dei servizi educativi del Comune di Fano, dove si è appena conclusa un'iniziativa molto interessante, dal titolo Non Spreco. È un'iniziativa nata dal team del professore Luca Frasconi dell'Università di Bologna, che ha messo in atto, e poi ci spiegherà meglio lui, ha messo in atto questa iniziativa per ridurre al massimo gli sprechi alimentari. E con noi c'è anche Cristina Pala, che è la responsabile del progetto per la provincia di Pesaro. Allora, professore, com'è nata questa iniziativa? Beh, l'iniziativa è nata, visto che veniamo dall'università, proprio sui banchi dell'università, da una serie di attività di ricerche, di tesi di alcuni studenti, che hanno messo in evidenza due aspetti fondamentali. Uno, che da un lato, lungo tutto il percorso che il cibo fa dal campo alla tavola, se ne perde ogni tanto, per svariate ragioni. Due, che dall'altra parte abbiamo una fascia sempre più cospicua, visto soprattutto in questi ultimi anni, di persone che difficilmente riescono ad andare tutti i giorni ad acquistare del cibo. Considerando che ciò che si perde dal campo alla tavola, il cibo è ancora perfettamente consumabile, la nostra idea è stata quella di mettere in contatto queste due realtà, cioè coloro che sprecano del cibo e con coloro che potrebbero utilizzarlo ma che non riescono ad acquistarlo, più precisamente naturalmente enti e associazioni che assistono queste persone. Da qui abbiamo creato il progetto che si chiama Last Minute Market, il mercato dell'ultimo minuto, che ha proprio questo fine, di mettere in contatto queste due realtà e far sì che il problema di una realtà, cioè quello di dover smaltire come rifiuto lo spreco, diventi un'opportunità per coloro che non possono acquistarlo e che comunque invece in realtà possono e devono consumare. Cibo, ribadisco, perfettamente consumabile, quindi che passa dalle imprese alle associazioni con questo fine. Che poi, trattandosi di grandi quantitativi di cibo che vengono prodotti, e qui parliamo di cifre importanti, insomma, mi sembra da come... Assolutamente, raccontavo prima proprio che da un ipermercato di medie e grandi dimensioni, se si attiva il progetto in modo, diciamo, in tutte le sue modalità al 100%, è possibile recuperare circa più o meno 150 tonnellate di prodotti alimentari perfettamente consumabili, che vanno a soddisfare le esigenze giornaliere di colazione, pranzo e cena di circa 400 persone al giorno. Ecco, questa iniziativa ha avuto talmente tanto successo che si è diramata anche al territorio nazionale, e qui abbiamo l'esperienza anche a livello provinciale. A livello provinciale cosa si sta facendo? A livello provinciale noi abbiamo attivato il progetto di Last Minute Market nell'aprile dello scorso anno, e in questo, diciamo, anno e mezzo, attivando solo piccoli, diciamo, supermercati, non grandi ipermercati, e in 12 comuni con 14 enti, diciamo, si chiamano così, enti donatori, cioè 14 punti vendita che donano, a 19 enti che invece ricevono, quindi ONLUS, associazioni di volontariato, abbiamo raccolto oltre 37 tonnellate di cibo, quindi grandi quantitativi, con i quali abbiamo sfamato costantemente, con continuità, almeno 200 persone ogni giorno, colazione, pranzo e cena. Quindi un grande aiuto per le persone, un grande vantaggio per l'ambiente, perché non abbiamo prodotto più rifiuti. Questo progetto è stato promosso dalla provincia di Pesaro Urbino, che è capofila, insieme alle due grandi, diciamo, utility del nostro territorio, cioè chi smaltisce rifiuti, che sono ASET e Marche Multiservizi, proprio quale azione di prevenzione nella produzione dei rifiuti, e allo stesso tempo con un grande valore sociale, perché non si producono rifiuti e si aiutano delle persone. Qui invece Giorgio Caselli, che è il coordinatore diciamo del progetto Non Spreco, da divulgare nelle scuole, come sta andando, cioè questo, qual è l'utenza a cui vi siete rivolti? Dunque, il progetto è rivolto principalmente alle scuole dell'infanzia e anche alle scuole medie. Chiaramente il target che prendiamo noi come servizi educativi, avendo l'opportunità di avere me e anche un'altra operatrice, Stefania Carboni, che attraverso la musica o la pittura, l'arte in genere, riusciamo a entrare, ed entriamo ovviamente in tutte le scuole primarie del comune di Fano, riusciamo appunto a divulgare, non in tantissime classi perché poi non riusciamo ad arrivare dappertutto, e sono le classi partecipanti al
che seguiamo noi sono 15, poi ci sono altre 4 classi che partecipano non con l'intervento appunto nostro. Abbiamo anche l'intervento di Elisa Bilancioni, grazie alla cooperativa Cerico, che appunto ha fatto da prepista e ci ha dato una mano. E, però abbiamo visto che anche se all'inizio il progetto è partito, l'insegnante l'hanno preso in maniera un po' scettica, adesso quelli che non, tra parentesi, non si sono svegliate presto, adesso stanno chiedendo anche loro di entrare nel progetto. Quindi la sensibilizzazione sta andando avanti pian piano, ma sta andando. Quindi diciamo il discorso l'avete indirizzato direttamente sugli insegnanti. Esatto, sì. Bambini, insegnanti, genitori poi diventano. Ecco, un'ultima domanda di carattere un po' più generale, cioè qui mi sembra che di fronte a questi numeri legati allo spreco alimentare, mi sembra che ci sia il superamento di un vecchio concetto di profitto e di produzione, questo concetto va rivisto qualcosa, perché sentivo anche in altre occasioni che dietro la produzione di questo cibo in eccesso c'è anche un grosso spreco di acqua, un grosso spreco di tanti altri prodotti essenziali, per cui non so, forse qui è il caso di rivedere anche il concetto, le logiche del profitto. Allora sì, il discorso è molto ampio e abbastanza complesso. È verissimo quello che stavi appena adesso elencando, che buttare via del cibo significa anche sprecare tutte le risorse che sono servite a monte, dall'acqua, alla terra, al lavoro. Pensiamo che per produrre un bene alimentare serve il lavoro dell'agricoltore, ma prima ancora il lavoro del vivaista, poi che comunque chi trasporta, chi trasforma, quindi è tutto uno spreco correlato. E quindi sicuramente un bisogno essenziale è quello di ripensare e rivedere in parte il nostro sistema economico. La nostra ricetta, se così possiamo chiamarla, è quella di partire dal basso. Se il consumatore si rende conto di tutto ciò, può essere la leva che permette al sistema economico di cambiare. Esatto. Bene, grazie per questa testimonianza. Amici di Onda Libera, un saluto. Grazie a voi.